Anche perché ha un super cast, quando si dice cast stellare, ma questa volta è stellare veramente, cioè Timothée Chalamet che citavamo, protagonista nel ruolo che fu nel film di David Lynch di Kyle MacLachlan, e poi c'è Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, davvero un cast ricchissimo, un film molto atteso e molto attesa è questa premiere. Continuiamo a vedere la sfilata degli ospiti di questo red carpet. Javier Bardem scende dalla auto che lo ha scortato sul red carpet. Javier Bardem che interpreta uno dei capi tribù, diciamo così, del pianeta su cui arriva Timothée Chalamet e la sua famiglia. Non voglio spoilerare per chi non ha letto il libro, non ha visto il film, che uscirà quest'autunno nelle sale, a ottobre nelle sale italiane, ed è già uno dei titoli caldi della prossima stagione. Ho intravisto Stellan Skarsgård, eccolo, lo vedete ora inquadrato, anche lui nel film. Altra macchina. Rebecca Ferguson che nel film interpreta la madre di Timothée Chalamet, la ricorderete in The Greatest Showman, musical con Hugh Jackman, che l'ha un po' lanciata sulla grande platea, ed è in questo che, insomma, potrebbe essere il primo film, sembra di intuire, di una trilogia, tetralogia, serie, un po' come era il romanzo di Frank Herbert, è appunto la madre di Chalamet ed è un po' il ruolo femminile principale di questo primo film, di questo primo ipotetico Dune. Accanto a lei c'erano sul red carpet, ora lì, forse li ritroveremo, Josh Brolin e Oscar Isaac. Oscar Isaac l'abbiamo già incontrato a Venezia per la prima di The Card Counter, il collezionista, avete sentito urlare, io ho sentito urlare, forse anche voi, è arrivato Timothée Chalamet, e questo è l'effetto, e Zendaya, che sono una scelta di perfetta coppia millennial, Z, generazione Z, ormai forse siamo arrivati con entrambi, direi. Timothée Chalamet è, dicevo, Paul Atreides, che era il personaggio di Kyle MacLachlan nel film di David Lynch. Zendaya è invece sempre una abitante del pianeta desertico su cui arriva Chalamet, e sono, insomma, sentite dalle urla di pubblico che intuisce che sono arrivati, perché ripeto, non c'è il pubblico schierato come sempre accadeva oltre le transenne, e i fotografi soprattutto che urlano già Timothée e Zendaya. E invece sceso ora dalla macchina c'è Denis Villeneuve, regista canadese, ricordo autore, a Venezia ha portato Arrival con Amy Adams, tra gli altri suoi film c'è Sicario, c'è, citavamo, Blade Runner 2049, e Dune è un progetto, insomma, tra i più ambiziosi probabilmente della sua carriera. Ancora Rebecca Ferguson. Oscar Isaac con gli occhiali da sole, l'abbiamo incontrato ieri sul red carpet di The Card Counter, dicevo, di Paul Schrad, il collezionista di carte, e è in un altro titolo a Venezia 78, la serie Scene da un matrimonio, remake del capolavoro di Bergman, con Jessica Chastain e Oscar Isaac, ed è, insomma, uno dei volti più presenti a Venezia 78, sempre con gli occhiali da sole, Josh Brolin, abbracciato ora da Dave Bautista, che tutti hanno gli occhiali da sole, la prossima volta mi metterò anche gli occhiali da sole. Zendaya è una ex star del Disney Channel, consacrata nella sua
carriera adulta da attrice da Euphoria, serie HBO molto acclamata dalla critica, arriverà credo alla seconda stagione a breve, e Dune potrebbe essere la sua ulteriore consacrazione, scusate, sul grande schermo con la firma di un grande autore come Villeneuve. Timothée Chalamet, che avete visto scendere le scale, voi non avete, forse le sentite le urla delle ragazzine e ragazzini oltre questa barriera, questo muro che separa, ecco, lo vedete, da una parte c'è comunque una folla di fan, poi c'è il muro oltre il quale sono appostati i fotografi, e Chalamet scendeva da quelle scale perché è andato evidentemente a salutare un po' in modalità regina d'Inghilterra le fan dal balconcino, dalla scalinata dei fotografi. Ecco, vedete il momento. Siamo in attesa di parlare con i protagonisti di Dune, che tempo di scattare le foto insieme, da soli, piano piano arriveranno i nostri microfoni. Sta arrivando al nostro microfono Denis Villeneuve, regista di Dune. Hello. Finally Dune is here. Finalmente yes, è arrivato yes. Dune. So, what's your feeling? Come si sente? I will say a relief. Devo dire che mi sento sollevato. Sollevato e profondamente felice di poter finalmente condividere questo film. È un momento molto prezioso per me, molto importante. Grazie. C'è un sentiero che unisce Arrival, Blade Runner 2049 e Dune. Tutti i film che ho fatto hanno un approccio differente. Il mio tentativo è sempre di fare qualcosa di diverso, di usare diversamente il linguaggio cinematografico, però tutti i film sono uniti, indubbiamente. È preoccupato della reazione dei grandi ammiratori del romanzo di Frank Herbert? Devo dire che i fan più difficili sono stato io, perché io adoro i suoi romanzi, li adoro da 30 anni e più, e ho dovuto combattere con me stesso sulle decisioni che ho fatto, e mi auguro che gli ammiratori riescano a cogliere il rispetto e l'amore profondo che nutro per i romanzi di Frank Herbert. Thank you, Denis. Grazie, grazie mille Denis, buona serata. Abbiamo parlato con Denis Villeneuve, di regista di Dune. Voi forse non avete idea delle urla, dell'attesa che proprio oltre a vedersi si sente, si percepisce di questo film e di questo red carpet. E sta arrivando l'uomo più atteso di Venezia 78, Timothée Chalamet. Hi, nice to meet you. Can molto you piacere, stand here? Timothée. Thank you, Timothée. Grazie di essere con noi. Everyone was expecting you, and everyone was expecting Dune. E tutti are you aware of this Dune. Global hype Sei and madness? Sei consapevole di questa follia Man, globale? Sono I'm così felice di essere qui con questo incredibile cast, con Denis Villeneuve, Josh Brolin, Zendaya. Sono tutti qui. È davvero un sogno che si avvera. E vorrei che non ci fossero le restrizioni del Covid, che naturalmente devono essere in vigore, ma veramente sono felicissimo. Come ti ha guidato Denis in questo universo di Dune? Devo dire che ho ammirato e ho apprezzato la grande fiducia che lui ha riposto in me e hanno riposto tutti gli altri componenti del cast. Io mi sono lasciato andare, ho seguito le sue indicazioni. Buona serata a Venezia, grazie, grazie mille.
Timothée Chalamet ricordava le misure Covid che impongono la distanza dal pubblico, dai fan. Mi sembra un divo molto generoso, non tutti sono così generosi nel concedersi ai fan, anzi ad alcuni forse vanno molto bene queste misure che lasciano più distanza. Evidentemente, visto anche il film così atteso e il progetto così grosso in cui è coinvolto, Timothée Chalamet avrebbe voluto un maggiore bagno di folla per la premiere di Dune a Venezia. Stanno scattando le ultime foto di gruppo, il cast insieme al regista di Dune, Denis Villeneuve. C'è una grande eccitazione generale da parte del pubblico, da parte loro. È un film, ripeto, atteso da un anno, era previsto parecchi mesi fa nelle sale, sappiamo cos'è successo, siamo felici di accoglierlo in prima mondiale a Venezia 78. Stanno entrando in sala il cast di Dune, il regista, è tutto pronto per una vera grande prima fuori concorso a Venezia 78 Dune. Non ci resta che augurare a loro buona fortuna per il film e noi ovviamente nei prossimi giorni continuiamo col racconto del red carpet della 78esima mostra di Venezia. Ciao.